Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Gli esami di Stato al tempo del Covid, diverse modalità, stesse ansie. Docenti e studenti, dopo la didattica a distanza, si incontrano per chiudere il quinquennio di studi. La polizia arresta un quarantenne, aveva incendiato l'auto della ex moglie e aggredito uno sconosciuto settantenne di spalle, scambiandolo per il nuovo compagno della donna. Un parco per Pierluigi e Antonella, uno spazio giochi all'interno dell'Atrio dei Santi Medici dedicato ai due giovani che persero la vita in un tragico incidente stradale. Comune e Bitonto Calcio torna il sereno. Dopo l'incontro di mercoledì scorso si è sancito l'accordo per disputare la Serie C allo stadio Città degli Ulivi. Buonasera e bentornati al Doppio Zero Notizie, l'appuntamento settimanale con l'informazione cittadina. Lo abbiamo sentito dai titoli, sono cambiate le modalità di svolgimento degli esami di maturità, ma le emozioni restano sempre le stesse. Ansie, nostalgia, paure, ma tanta felicità da parte di studenti e professori per essere tornati nelle loro scuole. Noi cogliamo anche l'occasione per fare gli auguri a Danilo Mingirulli, il nostro cameraman e regista del telegiornale, che ha fatto qualche giorno fa gli esami di Stato, quindi anche lui ormai è diventato maturo. Vediamo il servizio. Cambia forma per la pandemia del coronavirus l'esame di maturità 2020 con il maxi orale, ma le emozioni rimangono sempre le stesse. Ansia, paura, nostalgia, ma tanta felicità per aver raggiunto un traguardo tanto atteso. E quest'anno la felicità è stata doppia, perché dopo aver concluso l'anno con la didattica a distanza, alunni e docenti sono ritornati a scuola. Una fortissima emozione dovuta anche a questa assenza lunghissima di 3 mesi, che però non ha sminuito il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi 5 anni e soprattutto non ha cancellato il rapporto anche con gli amici e soprattutto con i professori, che si sono dimostrati anche in questo esame comprensivi e soprattutto molto vicini a noi, anche dovute le distanze. Quindi posso dire che sono molto soddisfatto del percorso di questi 5 anni e anche dell'esame. Mentre per quanto riguarda il salire le scale per l'ultima volta, diciamo è un'emozione più forte, che lascia appunto un amaro in bocca. La didattica a distanza è stata complessa all'inizio, però successivamente, grazie all'aiuto anche al supporto tecnologico e anche all'innovazione che hanno portato i nostri professori all'interno delle nostre case, siamo riusciti benissimo ad andare avanti e a cogliere il meglio anche di questa didattica a distanza. La didattica a distanza è stata una bella sfida da affrontare nel mondo scolastico e fondamentale per la preparazione della maturità di quest'anno. Nel caso della classe che stiamo esaminando è andata molto bene, perché i ragazzi hanno partecipato molto attivamente alle lezioni della didattica a distanza e anche al percorso tortuoso dell'ordinanza, per cui loro hanno letto tutte le ordinanze, quindi mentre studiavano hanno cercato di capire che tipo di prova avrebbero dovuto sostenere. Questi esami sono veramente una novità per certi versi, però stanno procedendo in una maniera molto serena. Stiamo lavorando in armonia all'interno della commissione, con i nostri presidenti. I ragazzi hanno preso con molta serietà il loro l'impegno di venire a sostenere l'esame. Il bilancio di questa maturità è sostanzialmente positivo, come dedotto dal racconto di alunni, docenti, collaboratori scolastici e volontari della SAS Puglia.
Fondamentale è stato il loro contributo per il rispetto delle norme di sicurezza. E passiamo alla politica, perché sono gli ultimi giorni per il Partito Democratico nella sua storica sede cittadina. Dal 14 luglio, infatti, l'immobile sarà sottoposto ad asta pubblica. Il Partito Democratico si prepara a lasciare la Pescara. La storica sede del PD, ereditata dai DS e, prima ancora, dal Partito Comunista, dal 14 luglio sarà sottoposta ad asta pubblica per individuare un locatario che dovrà versare un canone mensile di 1.200 euro, vale a dire 14.400 euro annui. Canone rivedibile già dal secondo anno. Uno sfratto che diventa realtà dopo anni di annunci, proclami, minacce iniziati sin dall'era Valla. La vicenda non ha mancato di accendere polemiche, specialmente per la decisione di cambiare la destinazione d'uso del Civico 23 di Corso Vittorio Emanuele II, da pubblico a commerciale. Ipotesi apertamente avversata dalla consigliere del partito Antonella Vaccaro. E il Traetta Opera Festival riparte con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, che dopo la prima esibizione dinanzi all'ospedale Miuli di Acquaviva si è esibita a Bitonto lo scorso giovedì. L'occasione è stata propizia per presentare i progetti editoriali del festival. La musica di Tommaso e Filippo Traetta da un lato, le pubblicazioni editoriali dall'altro. Riparte così il Traetta Opera Festival con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, che lo scorso giovedì ha suonato nell'Episcopio della Cattedrale. C'è un grande entusiasmo, una grandissima energia e devo dire sono veramente orgoglioso di dirigere una delle eccellenze del nostro territorio musicale. L'occasione è stata propizia per presentare un lavoro fatto di pubblicazioni sia discografiche che librarie, che danno luce all'attività dei nostri compositori, artisti che hanno arricchito il patrimonio culturale e musicale sia cittadino che internazionale. La nostra è un'attenzione proprio direi quasi statutaria. Noi cerchiamo di puntare sulla pugliesità. Quella di stasera è una delle possibili declinazioni, diciamo, di un lavoro di ricerca che ormai dura da tantissimi anni. Devo sempre citare in tutti i miei discorsi il Centro Studi Musicali, che questi pionieri che all'inizio degli anni 90, non musicisti, hanno portato l'attenzione di tutta la comunità verso i nostri autori. Noi abbiamo semplicemente raccolto questa eredità, questa tradizione e continuiamo cercando di fare il meglio, innanzitutto sui nostri autori, cercando di farli ascoltare da noi, fuori, all'estero, dappertutto, con un lavoro anche, diciamo, il più scientifico possibile di ricerca e di esecuzione e anche un lavoro discografico. Abbiamo potuto davvero realizzare questo progetto di incidere sul disco tutto ciò che realizziamo con oltre 40 eventi all'anno, quindi un modo anche per lasciare traccia che mentre gli eventi vengono consumati invece sui CD la musica e sui libri, ma soprattutto sulle revisioni delle opere, e può essere poi fruito anche dalle future generazioni, quindi siamo molto felici di questo. La cultura del Traetta Opera Festival è stata esportata anche a Tokyo e Madrid. I dischi prodotti da una casa discografica molfettese e le pubblicazioni sono disponibili in cataloghi internazionali. Una filiera virtuosa dunque che porterà anche alla realizzazione di un vinile celebrativo del festival e della musica pugliese. Dopo questi momenti drammatici c'è il rilancio, c'è la rinascita, c'è il rinascimento e viene bene quando parliamo di arte, di cultura, di spettacolo, e quindi ripartiamo da dove abbiamo lasciato, da dove eravamo rimasti. Il Traetta Opera Festival è uno di quei festival, come ho avuto modo di dire in più occasioni in questa fase di riaperture, importante, significativo, è stato definito di nicchia, ma di una di quelle nicchie che fanno formazione del pubblico, che valorizzano il territorio, che valorizzano i contenitori culturali, che oggi valorizzano anche un repertorio straordinario, perché le pubblicazioni presentate questo pomeriggio sono anche il risultato di una ricerca scientifica, accademica, che dà profondo valore culturale alle iniziative. E ora alla cronaca. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Bitonto hanno arrestato un quarantenne che aveva prima incendiato l'auto della ex moglie, poi picchiato un settantenne scambiandolo per il nuovo compagno della donna.
Lo so che devo andare a finire in carcere, ma voglio prendermi la soddisfazione di farlo fuori. L'aveva detto alla polizia e l'ha fatto il quarantenne che è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Bitonto, guidato dal dirigente Vittorio Di Lalla. L'uomo, un incensurato del luogo, due giorni fa ha picchiato brutalmente in strada dinanzi a un'autofficina un settantenne, aggredendolo di spalle e scambiandolo per il nuovo compagno della ex moglie. L'anziano è finito a terra senza la facoltà di difendersi ed ha subito, tra le tante lesioni, anche la frattura di un'orbita oculare, per cui ha avuto 30 giorni di prognosi. Il quarantenne, già dal 12 giugno scorso, aveva ricevuto il divieto di avvicinamento alla 35enne ex moglie per aver commesso nei suoi confronti maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori per quasi un ventennio. La vittima, nei primi giorni di giugno, aveva finalmente deciso di querelare una volta per tutte l'ex marito, raccontando ai poliziotti anni di soprusi, vessazioni e violenze, nonché le diatribe insorte con l'uomo per la gestione dei figli dopo il divorzio. Nell'ultimo periodo i rapporti erano diventati particolarmente tesi e l'uomo quotidianamente mostrava atteggiamenti persecutori nei confronti della vittima. Si appostava a tutte le ore del giorno e della notte sotto la sua abitazione, impedendole un normale e sereno stile di vita e mal tollerando che la stessa avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale. A quel punto la Procura della Repubblica, sollecitata dal commissariato, ha ritenuto indispensabile chiedere al GIP a carico dell'indagato il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore di 300 metri dei luoghi frequentati dalla donna, dai suoi congiunti o dalle persone ad essa legata da relazione affettiva. Questo divieto è stato più volte violato e il carnefice, ormai da giorni in stato delirante, anche in presenza degli agenti pervenuti a più riprese, avrebbe promesso che non l'avrebbe fatta passare liscia ai due. Così ha incendiato prima la macchina della ex moglie nella notte del 13 giugno e poi ha picchiato un settantenne, vittima inconsapevole, il 16 giugno scorso. Per questo la sua posizione è stata aggravata ed è stato trasferito in carcere. E la scorsa settimana si è inaugurato un parco per bambini all'interno dell'Atrio dei Santi Medici, dedicato ai giovanissimi Pierluigi Dolciamore e Antonella Carbonara, che persero la vita in un incidente stradale. Si è svolta domenica 14 giugno, presso il giardino del santuario della Basilica dei Santi Medici, l'inaugurazione del parco giochi in memoria di Pierluigi Dolciamore e Antonella Carbonara, i due giovani che il 31 marzo del 2019 persero la vita in un fatale incidente stradale sulla strada provinciale 119 che collega le vicine Bitonto e Palo del Colle. Per noi genitori, insomma, anche se abbiamo realizzato questo parco, però dentro di noi c'è sempre dolore e sofferenza. Non è facile, siamo contenti di aver fatto una cosa positiva per i bambini, questo sì. Perché so che dentro di loro continuano a essere dei bambini, che continuano a giocare, perché erano due ragazzi che amavano la vita, che amavano giocare, divertirsi. La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere il 31 marzo del corrente anno, in occasione dell'anniversario della morte, poi rinviata causa Covid-19. Per la realizzazione dello spazio dedicato ai più piccoli sono stati raccolti circa 6.000 euro grazie al supporto di molti commercianti locali. Il sorriso di Pierluigi e Antonella vivrà grazie a quest'opera a loro dedicata. Io non conoscevo personalmente Pierluigi e Antonella, ma sento di conoscerli adesso perché abbiamo condiviso e condividiamo con le loro famiglie anche non solo dei momenti di spiritualità, dei momenti anche di riflessione, di confronto, perché il dolore, la perdita di un figlio è la cosa più terribile che ci possa essere sulla faccia della terra, e che loro abbiano pensato così di poter destinare anche assieme ai parenti, agli amici, un pezzo un po' di questo giardino, del santuario, per far giocare i bambini più piccoli. Perché il sorriso di Pierluigi e Antonella non solo non sparisca, ma continui a rivivere nei più piccoli. E dice anche una testimonianza molto importante per noi adulti, di continuare ancora di più, anche nel nome di Pierluigi e Antonella, ad amare la vita con un occhio di predilezione per i più piccoli, che oggi spesso sono i più trascurati. E in occasione della giornata rotariana, il Rotary Club Bitonto Terre dell'Olio ha donato un grande quantitativo di mascherine al Banco Opera delle Carità, in sostegno delle fasce più deboli della popolazione.
In occasione della giornata rotariana del distretto 2120, il Rotary Club Bitonto Terre dell'Olio ha donato un grande quantitativo di mascherine al Banco delle Opere di Carità, che si occupa di aiutare le fasce economicamente e socialmente più deboli della popolazione, donando derrate alimentari e qualche altro bene primario. Una giornata, quella di sabato 13 giugno, voluta quest'anno per la prima volta da tutti i presidenti del distretto, che hanno pensato ad una serie di iniziative sui propri territori per aiutarli e sostenerli in questa fase difficile di ripartenza dopo la pandemia. Oggi, per la prima volta nella storia del distretto 2120, ma credo proprio nella prima volta del Rotary in quanto tale, abbiamo indetto i presidenti cosiddetti coraggiosi, tutti i presidenti che ci siamo trovati ad affrontare questa pandemia, questo momento molto triste. Abbiamo indetto questa giornata, il 13 di giugno, Sant'Antonio, come giornata del rotariano. In questo preciso momento noi qui a Bitonto abbiamo deciso di donare queste mascherine, questo è il simbolo e il logo della giornata, di giornata del rotariano, ma ogni club del distretto donerà, farà un'azione di service sul proprio territorio. Questo per far vedere che il Rotary non è solo e unicamente un qualcosa di distante, ma invece è proprio spirito di appartenenza, di service, di dare l'aiuto agli altri. Noi speriamo che queste mascherine siano di aiuto e di supporto, siamo qui nel Banco Alimentare, a tutte le famiglie che in questo momento stanno attraversando delle grandi difficoltà. E ora lo sport, perché torna il sereno tra amministrazione comunale e Bitonto Calcio. L'incontro di mercoledì scorso infatti ha sancito l'accordo per disputare presto la Serie C allo stadio Città degli Ulivi. Torna il sereno tra amministrazione comunale e Bitonto Calcio. E a vincere è la città tutta, che vede sempre più vicina la prospettiva di assistere in prima persona nella propria casa sportiva al primo storico campionato di Serie C dei Leoni Neroverdi. Dopo settimane di tensioni, polemiche e soprattutto aspre e roventi critiche sui social, mercoledì scorso ecco la svolta importante per il futuro del Bitonto Calcio. Fumata bianca, infatti, dall'incontro organizzato dall'amministrazione comunale con la società Neroverde presso Palazzo Gentile, al quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Michele Abbaticchio, l'assessore allo sport Domenico Nacci e del presidente del Bitonto Francesco Rossiello. Dal vertice congiunto sono sortiti effetti decisamente positivi, che hanno scacciato via così le nubi in un cielo oggi colorato sempre più di neroverde. I lavori di adeguamento dello stadio Città degli Ulivi alle norme della Lega Pro si faranno ed è stata stilata una scaletta dopo la fase progettuale portata a termine nei giorni scorsi. Da parte dell'amministrazione comunale, l'impegno ad uno sforzo economico importante per realizzare le opere pubbliche necessarie. Entro il 31 luglio, infatti, data di scadenza per l'approvazione del bilancio comunale, verranno approntate tutte le questioni di natura economica. Poi immediatamente si passerà alla fase dell'assegnazione dei lavori, con l'apertura di una gara che, per legge, dovrà attendere 30 giorni per ricevere offerte e aprire le buste delle stesse. Nella prima metà di settembre, dunque, l'avvio dei lavori, che si concluderanno entro 60 giorni. Novembre è la deadline per regalare all'intera comunità bitontina lo stadio Città degli Ulivi riammodernato con i requisiti minimi per ottenere subito l'omologazione. Nel frattempo il Bitonto disputerà le sue prime gare casalinghe della stagione lontano dalla propria città, ma si tratterà di un disagio limitato ad un breve periodo e supportato ad ogni modo dal comune di Bitonto, attraverso collaborazioni di carattere sociale verso i minori a rischio che possono portare alla comunità e alla società ugualmente dei vantaggi. Insomma, l'incontro e l'intesa raggiunta tra amministrazione comunale e USD Bitonto Calcio hanno ridato luce all'impresa dei Leoni Neroverdi, sbarcati per la prima volta, ad un passo dal centenario, in Serie C nel mondo del professionismo. È lo scatto del sindaco Michele Abbaticchio e del presidente Francesco Rossiello, che sorreggono assieme una maglia neroverde, e l'immagine che forse più serviva in questo momento all'intera città. Perché tutta l'intera comunità deve essere protagonista al fianco della sua squadra. E rimaniamo allo sport, rimaniamo con il Bitonto Calcio, perché nei giorni scorsi il premio Gaetano Naglieri in ricordo dell'ex centrocampista del Bitonto anni 80, prematuramente scomparso, ha avuto un'edizione tutta speciale. Vediamo il servizio. Anni 80, un pomeriggio qualunque a Bitonto. Il campo comunale si chiama ancora così. Ed è un fazzoletto di deserto. I calciatori neroverdi stanno compiendo gli ultimi esercizi ginnici in coda ad uno dei consueti allenamenti tosti e infuocati. Guida le operazioni con fare severo ma non troppo, con quegli uomini lì quasi non ce n'è bisogno, il mister,
l'icona Mariolino Licinio. Resta da seguire la bicicletta. Fra nuvolette terrose mulinano nel vuoto le gambe dei pedatori. Dopo breve pedalata, uno dei ragazzi s'acquieta d'improvviso. Che strano, proprio quello che in campo sputa l'anima la domenica e in settimana. L'allenatore chiede subito spiegazioni, piccato. No, è che se ne è uscita la catena, è la risposta fulminante in rigoroso vernacolo. E giù scoppi di risa, e persino il monumento Licinio non può fare a meno di sorridere. Ecco chi era Gaetano Naglieri, per tutti Nanuccio, volato troppo presto in cielo 2 anni fa. Un guerriero infaticabile che sapeva pure vincerti con un motto arguto. È per questo suo essere gladiatore esemplare che 4 giornalisti bitontini, Mario Romano, Mario Sicolo e Pasquale Civittaro, capeggiati dal decano Nicola Lavacca, hanno deciso di istituire un riconoscimento in sua memoria da destinare al Leoncello che durante la stagione abbia saputo incarnare quegli ideali di lealtà e combattività. Domenica sera dunque, nel corso della cena di fine anno del Bitonto per festeggiare la storica promozione in Serie C, è avvenuta anche la cerimonia di assegnazione del premio, che dicevamo, in ricordo dell'ex mediano tutto cuore e grinta, mai domo e sempre al servizio della squadra. La giuria, formata dagli ideatori dell'iniziativa, giunta alla sua 2ª edizione, dinanzi alla mancata conclusione del campionato e alla conquista del professionismo, ha voluto pertanto attribuire un premio speciale a tutte le componenti dell'USD Bitonto Calcio: il presidente Francesco Rossiello, i dirigenti, lo staff tecnico e i calciatori, che hanno avuto il merito di aver artigliato l'epocale approdo al 3° torneo nazionale. Durante il discorso finale, il presidente della commissione Lavacca ha sottolineato il valore simbolico del riconoscimento, la necessità che ci sia armonia fra tutte le parti della città ed ha salutato affettuosamente il figlio del gladiatore Nanuccio, che resta emblema indiscusso di una storia secolare e a suo modo grande ed emozionante. E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi auguriamo un buon fine settimana e ci vediamo sabato prossimo con un nuovo appuntamento con Radio 00. Perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.